Il codice dell'amministrazione digitale prevede il diritto per cittadini e imprese di effettuare i pagamenti alla pubblica amministrazione utilizzando le ICT, Information and Communication Technology, ovvero le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. A partire dal 1 giugno 2013, tutte le pubbliche amministrazioni e gestori di pubblico servizio dovranno accettare i pagamenti dovuti a qualsiasi titolo, anche con modalità elettronica. Vanno resi possibili i pagamenti tramite bonifici online, carte di debito, carte di credito, oppure prepagate e attraverso altri strumenti di pagamento elettronico disponibili. Inoltre, le amministrazioni dovranno sempre assicurare la riservatezza dei dati dei soggetti coinvolti nella transazione elettronica, l'autenticità e l'identificabilità delle parti, l'inalterabilità ed integrità dei dati. Vediamo ora come effettuare un pagamento in via telematica alla pubblica amministrazione. Ecco ad esempio la richiesta di un certificato online al Comune di Roma. Collegati al sito istituzionale www.comune.roma.it. Ricorda che per utilizzare i servizi online del Comune è necessario essere in possesso di credenziali di accesso. Puoi richiederle seguendo le procedure indicate nell'apposita pagina di identificazione del portale. La registrazione va effettuata tramite la Carta Nazionale dei Servizi oppure inviando via fax tramite posta ordinaria o email una copia del tuo documento d'identità in corso di validità. Ottenute le credenziali, puoi richiedere i certificati cliccando su Elenco Servizi Online e selezionando la voce Emissione Certificati Anagrafici Online. Inserisci l'identificativo utente e la password. Indica nome e cognome della persona che necessita della certificazione. Clicca sul pulsante Avanti. Seleziona la tipologia di certificato da richiedere. Se si tratta di certificazione semplice, va specificato il motivo per l'esenzione dal bollo. Subito dopo, il sistema produrrà una schermata riassuntiva contenente il nome dell'intestatario e il tipo di certificato richiesto. Se i dati sono corretti, clicca su Effettua il pagamento. Seleziona il fornitore del servizio pagamenti e clicca sul pulsante Avanti. Inserisci i dati della carta di credito nell'apposito form e conferma il pagamento. Se è andato a buon fine, si aprirà la schermata per il ritiro del certificato. Cliccando su Riproduci, ultimerai la procedura online. Potrai recuperare tale certificazione in un secondo momento nell'area Recupero certificati anagrafici, usando il codice identificativo univoco composto da 15 simboli alfanumerici e riportato nella parte bassa del certificato. Il certificato emesso contiene un timbro digitale e la firma digitale del Sindaco di Roma. Un programma messo a disposizione dal Comune consente di verificare l'integrità della certificazione. Il servizio Linea Amica ha attivato uno sportello informativo dedicato all'assistenza sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione. Chiama il numero verde 803001 o collegati al portale www.lineamica.gov.it per approfondimenti, informazioni e per consultare le domande e risposte disponibili.